Siamo con Vittorio Stello per rappresentare oggi questo importante accordo portato avanti quindi dal suo istituto attraverso anche la diocesi qui locale, un accordo importante che aiuta delle persone in difficoltà in un momento in cui la crisi ha aggravato anche gli squilibri locali. Ma, sono particolarmente onorato oggi di essere qui presente nella diocesi per formalizzare un'attività che era già in corso da tempo, no, del vero. Però questa è una convenzione che sancisce formalmente un'attività e la potenzia in un territorio che è molto vasto e che è stato sempre molto attivo da questo punto di vista, ma che utilizza il microcredito, che è una società che notoriamente fa del bene alle situazioni familiari in difficoltà e anche alle microimprese, fornendo un sostegno ancora più forte del passato, in un momento in cui, come è stato già detto, purtroppo le famiglie sono molto, molto, molto in difficoltà. E soprattutto in un periodo che non prevedo migliorerà a breve, e quindi dobbiamo essere pronti a sviluppare ancora di più il nostro intervento, soprattutto dalla parte nostra, cioè da chi sta meglio degli altri, venire incontro a chi sta peggio, e in questo momento purtroppo molte famiglie non stanno in buone condizioni. Quanto è importante in questo caso anche il ruolo della diocesi come istituto magari più vicino alle realtà locali per veicolare appunto questo tipo di aiuti alle comunità che stanno appunto soffrendo questa situazione? Ma non a caso azionisti del microcredito sono, oltre al Monte dei Paschi che è l'azionista di maggioranza, oltre gli enti locali, i comuni, ma anche le diocesi. Ma le diocesi hanno una capacità di presenza, di intervento che è molto articolata sul territorio e hanno anche mezzi, come si può dire, psicologici, di persuasione, di intervento sulle situazioni anche più difficili che indubbiamente a noi laici come dire, possono sfuggire. Quindi diciamo che la diocesi fa un lavoro di, come dire, di indagine, di intervento, per favorire proprio il nostro sostegno economico. Diciamo che ha più strumenti persuasivi, ecco, perché io poi sono cattolico e credente, quindi per di più credo molto nell'intervento che può fare la diocesi con le sue articolazioni, soprattutto attraverso la Caritas, attraverso... Io prima ho visitato il centro di ascolto, il nuovo centro di ascolto che opererà qua a Montepulciano, e devo dire che insomma, è attivo, è efficiente, è composto da volontari veramente encomiabili, insomma, quindi un'attività che si sposa bene, ecco, diocesi per il suo intervento passionale, confessionale, e noi l'intervento, diciamo, concreto, già individuato, già selezionato, di situazioni di famiglie o microimprese che stanno in difficoltà. Quanto è importante però anche l'intervento di appunto un'azienda, una società privata come può essere la vostra, appunto inserirsi in un contesto in cui spesso anche gli stessi comuni per la mancanza di fondi fanno fatica a dare quel sostegno che probabilmente le imprese chiedono? Beh, ecco, attenzione, non vorrei alimentare illusioni. Dunque, purtroppo c'è una fascia di povertà sulla quale noi non possiamo intervenire, purtroppo... I poveri, ecco, lì l'intervento della diocesi, della Caritas è molto più incisivo e più diretto anche, quindi questo, ahimè, non riguarda noi. Noi riguarda quelle situazioni di difficoltà di famiglie oggi, alle prese col pagamento di bollette, di spese mediche, di fitti, di spese universitarie, ecco, di contingenze che oggi purtroppo molte famiglie non hanno gli elementi per poter sovvenire, con conseguenze anche economiche nel piano familiare. Spesso molte famiglie oggi sono in cassa integrazione quando non sono licenziate, hanno rapporti precari, purtroppo anche rapporti precari da un punto di vista sociale, purtroppo. E quindi in questa situazione dare liquidità per sovvenire a necessità del momento può far, diciamo, come dire, sollevare, risolvere quei piccoli non direi, ma insomma problemi che assillano tutte le famiglie, le nostre in generale, le vostre. Ecco, questo sì, quindi nostro è un sostegno a una situazione precaria, ma non povera, poverissima, ecco, che purtroppo noi non facciamo beneficenza, noi diamo dei prestiti, ricordiamocelo, che poi vanno restituiti, quindi sia pure a condizioni favorevolissime, insomma, che le banche non farebbero per motivi tecnici, per altri motivi. Quindi noi veniamo incontro a situazioni non bancabili,
sovvenendo appunto a esigenze immediate e che purtroppo oggi sono tante. Insomma, ecco. Comunque ecco, il servizio che oggi viene fatto è un servizio talmente importante che la vostra opera, ecco, di giornalisti, di televisione, costituisce un tassello molto importante per rendere nota questa attività che spesso è sconosciuta o non conosciuta bene. Quindi attraverso voi, e di questo io ringrazio la vostra televisione, che ricordo, io ho fatto il prefetto qui più di 30 anni fa, ricordo già operante allora, e quindi ringrazio voi per quest'opera di divulgazione, di pubblicazione di dati, di conoscenze, di cui spesso il popolo non è a conoscenza. Ecco, quindi veramente complimenti e ringrazio tutta la vostra redazione. Siamo con Pierluigi Millozzi, direttore generale della Microcredito, oggi qui per siglare questo accordo con la diocesi locale, un intervento che favorisce l'accesso al microcredito per numerose famiglie, non solo, che hanno bisogno in questo momento delicato di un aiuto concreto. Sì, diciamo che l'attività del microcredito è proprio quella che lei ha detto, cioè tentare di sostenere persone bisognose che non hanno accesso al credito bancario ordinario. Questo significa, da un punto di vista pratico, dare piccoli finanziamenti per pagare bollette, per pagare spese mediche, canoni di locazione arretrati o anche semplicemente per acquistare un'auto usata o altre necessità primarie. Ovviamente è molto importante anche il ruolo della Caritas diocesana di Montepulciano, perché comunque questo accordo fatto con la diocesi va a tentare di coprire tutto il territorio di riferimento della diocesi, quindi attraverso la Caritas valutare le famiglie ma anche le microimprese che possono avere necessità di piccoli finanziamenti che vengono in qualche modo devono essere restituiti con tassi di interessi quasi simbolici, perché essendo un operatore che lavora con enti locali, diocesi, associazioni di volontariato e come azionista di maggioranza relativa al Monte dei Paschi, comunque non ci sono commissioni e spese, quindi in realtà le rate sono ampiamente sostenibili da parte di coloro che richiedono il prestito. Ecco, appunto, siamo appunto anche con il direttore della Caritas locale. Presidente, quanto è importante la presenza di un'istituzione così locale che permetta anche un punto di incontro tra istituzioni magari non così vicine al territorio e quelle che sono le realtà locali? Facendo seguito a quello che ha appena detto il dottor Millozzi, Caritas svolge appunto questo ruolo capillare nel territorio per cercare di individuare, cercare anche, scovare, se si vuole usare questo termine, le necessità che ci sono appunto nel territorio diocesano, che copre ben 13 comuni. Questo chiaramente con la massima prudenza, perché sono convinto che bisogna cercare di aiutare. Sì, questo va bene, è una premessa, però a volte cedere o concedere troppo facilmente potremmo fare anche del male alle persone e alle famiglie. Quindi essere prudenti in questo, non che adesso con questa convenzione abbiamo via libera, abbiamo via libera alla solidarietà, al credito sociale. Questo sì, ci impegneremo di proporre al microcredito, al direttore generale e al consiglio di amministrazione pratiche che siano accettabili, che siano davvero di aiuto alle famiglie. Quanto è importante l'attività appunto di un istituto come quello del microcredito anche ad integrare un po' le attività dei comuni che spesso in un momento anche così difficile non hanno così tanta liquidità da poter versare ai propri cittadini? Questa è un'osservazione giusta, nel senso che effettivamente l'attività di microcredito va a coprire proprio delle necessità che sono non finanziabili dal credito ordinario, ma non sono nemmeno situazioni così disperate da essere prese in carico dai servizi sociali del comune. Quindi diciamo che c'è questa fascia di persone che magari con qualche spesa imprevista si trovano in difficoltà a sostenerla tutta insieme, mentre con rate minime riescono a sostenerla. Un'altra cosa importante che appunto diceva il direttore Faralli è che tutti i comuni del territorio della diocesi sono soci essi stessi di microcredito, pertanto è un modo per in qualche modo
ricambiare questa loro partecipazione dando sviluppo ad una attività a sostegno delle persone abitanti in quei comuni. Ecco, appunto, e qui entra anche importante il ruolo della Caritas, che comunque in questi mesi ha seguito decine se non centinaia di persone e che si conferma anche in questo momento. Direi migliaia, purtroppo, direi che abbiamo seguito e stiamo seguendo tuttora, perché purtroppo non c'è una tendenza al calo, ma è mediamente in aumento, ben 504 famiglie. 504 famiglie moltiplicate per 3 nucleo familiare o 4, capite bene, insomma, le persone che stiamo aiutando, e lo facciamo con il cuore, lo facciamo in maniera volontaria e lo facciamo davvero con quegli obiettivi che Gesù ci ha insegnato, che ci ha dettato di fare nella vita. Un riferimento, perché se ci sono queste necessità di coloro che ci ascoltano, si possono rivolgere appunto nel territorio nostro diocesano presso la Caritas diocesana di Montepulciano, che si trova in via Redi 6A, dietro la chiesa di Sant'Agnese, come riferimento. E questo può essere fatto il lunedì, il mercoledì e il venerdì, oppure tramite appuntamento telefonico allo 0578 81 00 90. Siamo a disposizione. Perfetto, grazie mille. Grazie. Un accordo importante che comunque porta la Chiesa a veicolare aiuti per le comunità locali. Sì, che è un po' anche una delle aspetti importanti del servizio della Chiesa. Servire i poveri e preoccuparsi per i bisognosi, e specialmente in questo tempo in cui le povertà aumentano, come sappiamo purtroppo, e questo ce lo dice la nostra Caritas, che vede aumentare di mese in mese le famiglie che ricevono il pacco alimentare, e meno male che c'è questa solidarietà da parte di tanti, perché queste cose sono possibili grazie alla generosità della gente, tutta la gente, che quando si rende conto della necessità di un aiuto è molto generosa, quindi grazie a questa generosità diffusa noi poi distribuiamo, ecco, quello che raccogliamo, ma è un bel segno di solidarietà. E in particolare questa forma del microcredito ha questo aspetto importante, che promuove l'iniziativa personale di chi è bisognoso, cioè gli permette di sviluppare le sue potenzialità, perché poi è un credito micro, però è un credito, quindi si impegna a restituirlo. E quindi questo vuol dire che viene riconosciuto anche nella sua autonomia, nella sua capacità, nella sua, e dare una possibilità che in altri, nelle vie normali non è possibile, perché le persone si possono aiutare, per esempio, da parte delle banche se ci sono delle garanzie base, no? Ecco, superando questo scalino, grazie a questa iniziativa del microcredito, la persona invece entra a pieno titolo come attore, non come semplicemente assistito, ma come attore principale nella vita sociale, e si può riscattare, dare una possibilità di riscatto, che uno fa da se stesso però. Quindi è una bella forma di presenza, insomma, di aiuto. Quanto è importante una diocesi comunque vicina ai cittadini, vicina ai bisognosi, anche in questo tipo di operazione che magari poca gente lega alle sedi ecclesiastiche, ma che invece conferma come è un veicolo importantissimo anche in questo periodo per aiutare, appunto, come diceva lei, persone bisognose. Sì, allora c'è un aiuto, cioè dove c'è un bisogno ci deve essere un intervento per risolvere il bisogno, rimettere la persona in grado di una sua dignità, no, personale. Ma il fatto notevole è quello di creare una cultura della solidarietà. E queste sono anche piccole cose, se si vuole, no? Ma coinvolgono tanta gente. E allora si sviluppa una cultura della solidarietà, che è una risorsa
grandissima per la vita sociale, di cui tutti poi ne beneficiamo, perché quando si impianta una mentalità solidale ci guadagniamo tutti poi alla fine, no? Quindi, e questo è l'aspetto più rilevante, cioè quello anche attraverso piccole cose come queste, però creare una mentalità solidale che si sta diciamo mortificando un po' con questo individualismo molto, molto, molto marcato oggi, no? Perché il Covid ha queste due sfaccettature: da una parte ci può rendere migliori perché aumentano, come è vero, sono aumentati i casi di solidarietà, dall'altra però ci può rendere anche peggiori perché è aumentato un certo individualismo, un certo pensare ai propri bisogni e basta, ecco, questo è l'aspetto importante. Perfetto, grazie mille. Grazie.